123. Dove può giungere il ricercatore? Commento. Il ricercatore che cerca convergenze tra i vari cenacoli può collegare in un discorso sincretico i grandi principi dell'insegnamento, come il concetto di assoluto, la legge d'evoluzione, la reincarnazione, le intuizioni delle grandi religioni, ma non è in grado di scendere nella nomenclatura del quotidiano per rispondere a domande come: perché le apparizioni della Madonna non avvengono mai in India? Perché sono nato handicappato? Perché mio fratello ha avuto successo ed io no? Perché mio figlio è morto a 2 anni? Il ricercatore che attende risposte che lo soddisfino non può che tacere. Accade perché la mente umana non è in grado di mettere a confronto i vari aspetti dell'insegnamento. Incontra la stessa difficoltà di chi vuole trovare collegamenti tra il programma didattico della scuola elementare e il programma didattico di una facoltà universitaria. Istruzioni parimenti indispensabili. Solo un maestro immateriale è in grado di scoprire le sottili convergenze che fanno dell'insegnamento elementare e universitario un unico disegno evolutivo. Solo un maestro sa individuare la rete di connessioni che distribuisce insieme d'osa l'insegnamento attraverso il tempo. Un maestro ne è capace perché egli stesso è quella rete. Egli stesso specializza la verità in maniera proporzionale all'evoluzione dei tempi, e non potrebbe essere altrimenti, perché il maestro è quell'evoluzione.